organizziamo questi giorni, questa settimana, per completare il discorso sull'ultimo impianto motore termico che stiamo studiando, il cosiddetto motore a combustione interna alternativo, cioè volumetrico, che dir si voglia. Abbiamo visto il funzionamento di questo impianto, abbiamo introdotto le due diverse tipologie di motori, quelli che seguono il ciclo di riferimento, il ciclo disegnato da Nicolas Otto, i cosiddetti che poi abbiamo imparato si chiamano motori ad accensione comandata. Poi l'altra tipologia, abbiamo visto motore il cui ciclo di riferimento fu disegnato da Rudolf Diesel e è seguito quindi questo ciclo da quella famiglia di motori che chiamiamo motore ad accensione per compressione, molto più conosciuti col nome appunto direttamente dell'inventore del ciclo. Abbiamo visto le differenze sulla termodinamica, abbiamo visto la differenza sul funzionamento, la differenza principale, avevamo detto, risiede tra le varie fasi, diciamo tutto quello che riguarda la sostituzione del fluido di lavoro, la compressione, l'espansione, chiaramente è uguale per le due tipologie, le differenze nascono durante la fase di combustione. E poi abbiamo dedicato un po' di tempo a descrivere le differenze tra quelli che sono i cicli ideali, che appunto abbiamo tenuto a chiamare più che ideali questa volta proprio cicli di riferimento, e quelli che sono i cicli reali di questi impianti, che tradizionalmente si chiamano cicli indicati, proprio a sottolineare il fatto che questi cicli non è che vengono calcolati a tavolino, bensì si disegnano esclusivamente andando a misurare i valori delle grandezze in gioco e sostanzialmente pressioni in funzione del volume spazzato dallo stantuffo, e appunto poiché lo strumento che misurava la pressione si chiamava indicatore, e questi cicli vengono chiamati cicli indicati. Ok, dobbiamo ancora aggiungere due o tre argomenti importanti relativi a questo impianto e poi possiamo archiviare il capitolo. Allora, un argomento importante è, diciamo, interessante per l'ingegnere che dovesse occuparsi di queste tematiche, è da cosa dipende, diciamo, una grandezza in questo caso per questo tipo di macchina, insomma, parametro fondamentale, quello che individua la categoria di questo tipo di impianto, ovvero la potenza erogata da questi impianti. Da cosa dipende, cosa influenza questa prestazione? Per fare questo partiamo dalla definizione che ormai ci è familiare, l'abbiamo scritta tante volte, e che sottolineo che
come mai c'è familiare, perché appunto è assolutamente generale e individua diciamo quello che si ottiene come effetto utile in qualunque impianto motore termico. Se proprio ci rifacciamo ancora una volta alla definizione, cioè un impianto che a partire dall'energia potenziale termica, che possiamo vedere, adesso siamo abituati a riconoscerla subito nel termine H con I, che abbiamo definito potere calorifico inferiore, quindi l'energia potenziale termica di un combustibile, la cui portata massica è tipicamente, la scriviamo, M punto con C, e per cui praticamente questo prodotto ci dà una potenza termica che si ottiene dalla reazione di combustione del combustibile generico C avente energia potenziale chimica individuata dal potere calorifico inferiore al termico. Quindi questa potenza, questo sarebbe la potenza di un impianto termico, di una stufa, diciamo. Così l'energia meccanica, la potenza meccanica evidentemente che si ottiene è una frazione di questa individuata da quello che ormai anche esso c'è familiare, il rendimento globale del nostro impianto di conversione termodinamica. Okay. Come al solito possiamo metterci, se volete, giusto per questa volta possiamo provare a metterci come unità di misure, se esprimiamo la portata in chilogrammi al secondo, tipicamente il potere calorifico è espresso in unità di un'energia specifica, kilojoule a chilogrammo, e quindi diciamo un'unità di misura tipica con queste unità di misura sono i kilowatt. Chiaramente vanno bene tutti i multipli o i sottomultipli di queste unità, basta ricordarsene ad operare i corretti fattori di conversione ogni volta che dobbiamo farci un conto, insomma passare da un'espressione simbolica a dei numeri. Ok, insisto su questo punto, sembrerà banale, ma di esperienza mi ce l'ho in queste cose e più di una volta vedo che insomma è facile prendere cantonate per un banale errore sulle unità di misura. Ok, piccola parentesi storica. Quindi kilowatt o multipli sottomultipli del kilowatt sono chiaramente le unità più utilizzate oggi del sistema internazionale. Una volta questa potenza veniva indicata, che veniva espressa in cavalli, scritti così o così. Questo è l'italiano, questo dall'inglese, insomma, horsepower, cavalli di potenza. E il fattore di conversione è 1.36, cioè un kilowatt equivale a 1.36 cavalli, giusto così, piccola. No, perché ancora, perché impiego qualche minuto a parlarvene, perché potrete incontrarli, insomma, ancora oggi è diffusa questa unità di misura, insomma, soprattutto per gli impianti più piccoli, quelli destinati all'autotrazione, è molto spesso sentite parlare di motori di 50 cavalli, 100 cavalli, 150, 200 e cose di questo genere, cavallo piuttosto che kilowatt. Il fattore di conversione è 1.36. Okay. Bene, ciò detto, veniamo a noi. Stavo dicendo
Questa è l'espressione di partenza, quella generale, che abbiamo visto va bene anche se parliamo di un impianto con turbina a gas, per esempio, direttamente va bene così. Se parliamo anche di un impianto con turbina a vapore, a ciclo combinato, salvo piccole specificazioni, ma in partenza andrebbe bene per ognuno di questi impianti motori termici, per quello che dicevamo prima. Il punto è che lasciarla scritta così è poco significativo, cioè poco ci dice. Mettiamoci come al solito in una certa prospettiva, cioè perché ci interessiamo a questo argomento? Perché l'ingegnere chiamato a lavorare su queste tematiche tipicamente deve rispondere alla domanda più tipica, anzi parte sempre da un punto di riferimento: guarda, esiste l'impianto già esistente che eroga una potenza fi con 1, dobbiamo mettere sul mercato un impianto con caratteristiche simili, ok, ma che eroghi la potenza pi con 2. Quindi che cosa può fare l'ingegnere che deve, a cui viene assegnato questo compito, cioè dove deve mettere le mani a partire dalle conoscenze pregresse, chiaramente, quindi a partire dalla famiglia di impianti MCI1 per ottenere il risultato che gli è stato richiesto, cioè una potenza diversa, vedete, non dico più alta, dico semplicemente diversa rispetto a quella di partenza. Se guardiamo questa espressione, diciamo che ci aiuta poco, perché che cosa vuol dire scritta così? Il rendimento è un parametro che dipende in questi impianti, come negli altri, ma in questi impianti dipende da 1000 fattori. E chiaramente possiamo stare tranquilli che in sede di progettazione si saranno stati fatti tutti gli sforzi per riuscire a ottenere i valori più elevati di questa grandezza, per tutti quei motivi che abbiamo elencato più di una volta e che quindi, salvo vostre domande dirette, eviterei di ripetere ancora una volta. Diciamo che è certamente un parametro che viene ottimizzato, ma quello su cui vorrei richiamare la vostra attenzione sono, io li chiamo, i gradi di libertà in mano a un progettista, cioè cosa veramente può fare, quali interventi può adottare per raggiungere il suo obiettivo. L'obiettivo è quello di realizzare, disegnare un propulsore di potenza P assegnata. E chiaramente quello che dicevo prima, ad esempio, se io ho un motore della potenza P con 1 e voglio un motore di potenza P con 2, non so, per fare un esempio, potrebbe capitare, per esempio, così è ancora più evidente quello che vi voglio dire, P con 2 più piccola di P con 1, beh certo, a nessun progettista, non so, più piccola del 20%, a nessun progettista verrebbe in mente di trovare questa soluzione, cioè di prendere il motore P con 1, lasciare tutto inalterato, rovinare qualcosa in modo da abbassare il rendimento del 20% e ottenere il risultato. Non so se rendo l'idea, questo esempio è un po' fantasioso, ma il senso è proprio questo. Quindi, diciamo, in parole più precise, non è un grado di libertà in mano al progettista. Già si sa che lui o chi si occupa di solito, chiaramente è un lavoro di ottimizzazione del sistema, avrà fatto tutti gli sforzi per ottimizzare questo valore. Poi chi è questa? Il potere calorifico inferiore, chiaramente anche su quello non è che si possa intervenire, dipende semplicemente dal tipo di combustibile che si desidera
utilizzare, i combustibili che più sono utilizzati, ormai sono numerosi, diciamo un tempo si vedevano soltanto la benzina e il gasolio per le due tipologie, motore a accensione comandata, motore diesel. Oggi, come sapete, ci sono combustibili, non è uno solo, ci sono alternative, cioè, ci sono combustibili gassosi come il metano, come il GPL. Questo dalle nostre parti. In altre parti del mondo ci sono combustibili sempre idrocarburi, chiaramente, però per esempio a base alcolica, no? Che adoperano come combustibili miscele, per esempio di benzina e alcol, tipo il metanolo, l'etanolo, più che il metanolo, l'etanolo o in qualche caso il butanolo. Questo per dei motivi che, se abbiamo tempo, sarebbe anche simpatico introdurre, però adesso restiamo. Quindi questa è una scelta, diciamo, chiaramente anche questo non è un grado di libertà in mano al progettista. Quindi, come vedete, tutto dipende dalla capacità del propulsore di utilizzare, di sfruttare una certa portata di combustibile, ovvero nella capacità di utilizzare, di far partecipare a quel ciclo di funzionamento che abbiamo visto i giorni scorsi, una massa sempre più grande di combustibile nell'unità di tempo. Okay? Quindi, fissato una certa unità di tempo, quella che volete, il secondo, il minuto, l'ora, quello che volete, la potenza dipende da quanta massa di combustibile il motore riesce a elaborare, cioè ad utilizzare opportunamente, fare avvenire quelle trasformazioni che abbiamo visto i giorni scorsi in quell'unità di tempo. Okay. Allora, il discorso quindi si concentra su questa portata di combustibile che, se appunto in prima approssimazione, cioè non in prima approssimazione, in prima analisi, scusate, facciamo riferimento per esempio tradizionalmente all'utilizzo di un combustibile liquido, diciamo, può essere più interessante andare a vedere, diciamo, non tanto fare riferimento alla capacità di un motore di introdurre questo combustibile al suo interno, bruciarlo e dare vita a quel ciclo termodinamico che abbiamo studiato, quanto fare riferimento per esempio all'altro ingrediente essenziale per una reazione di combustione. Sappiamo che sì, chiaramente l'espressione di partenza, noi partiamo da quello da cui ricaviamo l'energia termica e che convertiamo in energia meccanica, è sicuramente il combustibile il cui, la cui energia potenziale chimica rappresenta la nostra fonte primaria di energia. Però sappiamo bene che questa fonte primaria, appunto, la chiamiamo non a caso energia potenziale chimica, per diventare energia termica deve necessariamente dare atto alla reazione di combustione. Quindi reazione di combustione significa che per un'unità di massa di combustibile necessariamente dovremo adoperare, utilizzare necessariamente anche una certa massa di ossidante, quindi di aria. Okay? Abbiamo definito, abbiamo detto quanto sia importante questo discorso, come diciamo, siano legati la massa di combustibile e la massa d'aria. Abbiamo detto che queste dovrebbero essere, stanno fra di loro in un certo rapporto alfa,
abbiamo visto che questo rapporto alfa può essere quello suggerito direttamente dalla stechiometria della reazione. Bilanciamo quella reazione, vediamo quante moli di aria sono necessarie per far reagire completamente una mole di quel combustibile, di quell'idrocarburo, quindi dobbiamo conoscerne la composizione esatta, e dalle moli passiamo alle masse e il loro rapporto appunto è quello che noi abbiamo scritto, diviamo con la lettera greca alfa, e in questo caso sarebbe stechiometrico. Abbiamo anche detto che le reazioni di combustione possono svilupparsi anche se si adottano valori diversi per alfa, diversi da quelli calcolati in base alla reazione stechiometrica, ovvero valori più elevati utilizzando quelle che abbiamo chiamato miscele magre, o valori di alfa minori dello stechiometrico utilizzando quelle che si chiamano miscele ricche. Chiaramente entro certi limiti, e quanto siano questi limiti non possiamo specificarlo adesso, sono variabili e valutabili caso per caso. Però in generale possiamo dire che anche questi impianti, ritorniamo a quello che stiamo parlando adesso, hanno questa possibilità, cioè di lavorare con valori dell'alfa abbastanza variabili, prima di tutto a seconda di quale tipologia di motore. Abbiamo detto, ricordiamoci che quando è possibile parliamo di entrambe le tipologie, motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione, più noto come motore diesel, per i quali entrambi esiste una certa variabilità di alfa. Chiaramente però i valori numerici caratteristici dell'alfa di queste due famiglie sono molto diverse. Per i valori numerici reali, realmente utilizzati da queste due tipologie, sono molto diversi fra di loro. Ok? Benissimo. In linea di massima, chiaramente, alfa è un numero insomma, che come ordine di grandezza 10, e quindi questo significa che chiaramente la portata d'aria che dobbiamo introdurre all'interno dei cilindri di quel nostro impianto supera di 10, 15, 20, 30 fino a circa 70 volte, per restare nell'ambito di parametri, diciamo complessivamente la massima oscillazione, e chiaramente coinvolgendo le due tipologie diverse, cioè questo minimo lo riferiamo a un motore ad accensione comandata e questo massimo ad un motore diesel, grosso modo la variazione possibile di alfa è questa. Chiaramente coinvolgendo entrambi i motori, cioè nessun motore diesel, attenzione, potrà lavorare con questo valore minimo, nessun motore ad accensione comandata potrà mai lavorare con un alfa così grande, ok? Quindi stiamo attenti a non fare confusione. Sto generalizzando perché ho preso gli estremi, il minimo del motore ad accensione comandata e il massimo del motore diesel, giusto per darvi un campo di variabilità realistico di questo valore alfa. Questo appunto per sottolineare che se introduciamo una massa di 10 grammi al minuto di combustibile, secondo quella variabilità il motore deve essere in grado di introdurre 100 grammi o 200 o 300 o 400 eccetera grammi di aria in quello stesso minuto, okay? E quindi dicevamo può convenire ragionare
proprio sulla capacità del motore di introdurre ed elaborare quella quantità di aria necessaria alla combustione, rispettando il valore del rapporto di miscela che il progettista ha ritenuto ottimale per l'andamento della combustione in quel particolare tipo di motore. E quindi M.C scriverlo banalmente come M.A diviso alfa, in cui, come dicevamo, alfa viene scelto dall'esperto di combustione che diciamo così, tra virgolette, all'aspetto di combustione, che suggerisce che per quel motore, in quelle condizioni di funzionamento, alfa debba assumere uno di quei valori ottimali, compreso in quel range. Se parliamo di potenza, quindi della massima potenza che il motore può erogare, chiaramente quel range si restringe moltissimo, diciamo da 10 a 20, si arriva a valori più elevati, come abbiamo visto, fino a 60-70 nei motori e solo nei motori diesel, proprio quando si vuole regolare, ovvero ridurre la potenza erogata. Ok, quindi alfa, diciamo, è il parametro da cui dipende fortemente la qualità della combustione e viene scelto appunto per ottimizzare quella grandezza, per migliorare il rendimento, per stare nei limiti di quelli che sono i limiti alle emissioni inquinanti, e quindi chiaramente un parametro anch'esso abbastanza bloccato, come dicevamo prima, come il rendimento, come l'energia chimica del combustibile. Alfa in sede, ancora una volta, di scelta dei parametri per ottenere questo risultato, chiaramente risulta un valore abbastanza bloccato, non un parametro libero in base che in mano al progettista, che può farlo per esempio come sta il denominatore piccolo a piacere, per far crescere ad esempio la potenza, perché appunto è invece ha un vincolo preciso sul valore che ottimizza lo sviluppo della combustione. Quindi resta a questo punto l'interesse si sposta sulla portata d'aria. Diciamo che quindi la portata d'aria sarà chiaramente la massa d'aria nell'unità di tempo scelta come periodo di osservazione. Quindi, come dicevamo, un minuto, un secondo, queste sono di solito le due grandezze e i due unità di misura del tempo che in questo caso prendiamo in considerazione. Quindi la massa d'aria da che cosa dipenderà? Dipenderà dalla grandezza del sistema all'interno del quale la solita scatola di cui parlavamo, se io devo riempire d'aria questa scatola, la massa d'aria che posso intrappolare in questa scatola da che cosa dipenderà? Dipenderà dalle dimensioni, no? Della scatola, tanto per cominciare. Quindi quanto più è grande, tanta più aria entrerà, e quanto viceversa. Dipende dalle dimensioni, da quello che è il volume della scatola. In particolare nel caso del motore, di cui ricordate come è fatto il principio di funzionamento, se non lo ricordate accendiamo il proiettore, guardiamo qualche immagine. L'importante è che fissiamo bene le idee su questi punti. Diciamo,
il volume entro il quale possiamo andare a intrappolare utilmente, quindi il volume utile a disposizione di cui stiamo parlando, è sicuramente quella che abbiamo definito la cilindrata del motore, quindi non proprio, non coincide precisamente con il volume di quei cilindri, ma con il volume utile, cioè quello effettivamente, come si suole dire, spazzato dal pistone, e che abbiamo detto chiaramente dipende dalla grandezza, che per me è il volume utile a disposizione, la cilindrata, e stiamo parlando di un fluido gassoso. E quindi chiaramente all'interno di questa scatola, come sapete, per quanto riguarda un gas, io ne posso mettere, fissate le dimensioni questa volta della scatola, posso far entrare un grammo, 10 grammi, 100 grammi di aria in funzione di quanto vada a compattare questa massa di aria, come se trattandosi di una, se fosse acqua, se fosse un liquido non ci sarebbero tanti dubbi, non ci sarebbero tante discussioni, e viceversa, parlando di un gas, chiaramente è importante capire la densità dell'aria nelle condizioni effettive in cui va a riempire il mio sistema. Ok? Che dove quindi la è effettiva la densità dell'aria nelle condizioni effettive, nell'istante in cui passa dall'ambiente dal quale il motore aspira quest'aria, proprio andare a misurare la densità nelle condizioni fisiche, nell'istante in cui passa attraverso quella porta d'ingresso, quella luce che è quella che abbiamo chiamato valvola di aspirazione, lascia libera al percorso, al flusso dell'aria in ingresso per effettuare il riempimento del tubo. La cilindrata che stavamo scrivendo è quindi l'area di base, dove D è il diametro o cosiddetto alesaggio del cilindro, e appunto S è la corsa dello stantuffo fra il punto morto inferiore e il punto morto superiore, e quindi questa è la cilindrata unitaria, quella che abbiamo chiamato cilindrata, appunto, che non coincide esattamente con il volume geometrico del cilindro, S è un po' più piccola dell'altezza reale del cilindro, e quindi diciamo è il volume utile o cilindrata unitaria. Se il motore è composto da un certo numero di cilindri, tipicamente sono tutti uguali, questi greco di quadrato quarti per S per I rappresenta la cilindrata complessiva del motore. Okay. E dobbiamo ancora moltiplicare per la densità, come abbiamo detto prima, nelle condizioni effettive di ingresso ai cilindri, e andare a vedere in pratica quante volte effettuiamo questa operazione, cioè quante volte andiamo a riempire, cioè questa massa, ricordiamoci come funzionano questi impianti, questa massa non passa con continuità, non è una funzione continua la F di M in funzione del tempo, perché appunto ci sarà un momento in cui io riempio questa scatola, quindi proprio se io vado ad osservare il flusso di aria, vado a monitorare
con uno strumento, vado a guardare il flusso di aria che entra, che va a riempire questi cilindri, troverò un istante in cui c'è questo flusso, poi questo va a diminuire e poi l'istante successivo lo strumento mi dice che non sta entrando più niente, perché appunto il funzionamento della macchina volumetrica è discontinuo, è pulsante nel tempo, è diciamo periodico nel tempo, ovvero questo ogni punto del ciclo di funzionamento, come ricorderete, un qualsiasi punto del ciclo di funzionamento uno qualunque, diciamo, io ripasserò, diciamo, per questa stessa posizione, se non cambio niente nel modo di funzionare del motore, a ogni ciclo di funzionamento, cioè questo ciclo termodinamico che troviamo disegnato qui, scarabocchiato qui alla lavagna, ok, si ripete, come si può dire, ciclicamente, come appunto ciclo di funzionamento, ogni, parliamo dei motori a quattro tempi, ogni due giri dell'albero motore, quindi ogni 720 gradi di rotazione dell'albero a manovella di cui abbiamo parlato. Quindi io, se fisso l'attenzione su un punto qualunque, diciamo, io ripasserò per questo punto un certo istante e poi un istante separato dal primo di uno spazio angolare di 720 gradi, quindi il tempo che avrà impiegato il motore dipenderà dalla velocità con la quale sta ruotando quell'albero a percorrere 720 gradi e poi di nuovo dopo un altro delta T pari al tempo impiegato al motore che gira a quella velocità omega per percorrere 720 gradi, cioè due giri completi, d'accordo? Quindi questo significa che se io conosco quindi il tutto dipende dalla velocità con la quale io faccio compiere questi due giri all'albero motore, nel senso che cosa stavamo dicendo, la solita scatola, quanta aria posso immagazzinare in un minuto in questa scatola? Allora, ripetiamo, dipende da quanto è grande la scatola, e l'abbiamo scritto lì, da quanto vale la densità dell'aria, quindi i grammi che scoprirò alla fine del minuto, vado a pesare, vado a vedere quanti grammi ho introdotto, chiaramente dipendono dalla densità dell'aria, che è abbastanza variabile, ne parleremo fra un attimo, dipende appunto, abbiamo preso come base dei tempi un minuto, dipende da quante volte io avrò riempito, perché così funziona questo oggetto, che io la scatola la riempio, effettuo il ciclo termodinamico, poi la svuoto e poi torno a riempirla un'altra volta, ok? Quindi in quell'unità di tempo che io ho scelto come base di osservazione, non so, un minuto, la massa che alla fine avrà lavorato, avrà partecipato al ciclo termodinamico, dipenderà anche da quante volte io avrò fatto questa operazione di riempire, lavorare e svuotare, riempire, lavorare e svuotare, quante volte avrò fatto questa operazione in quell'unità di tempo, per esempio in un minuto. Quindi faccio partire il cronometro al tempo zero, dopo un minuto vado a contare quante volte ho fatto quella operazione e mi troverò quindi la portata a questo punto di fluido che sono riuscito ad elaborare. Quindi se nell'unità di tempo il mio motore compie n volte questo ciclo, chiaramente questo prodotto mi dà proprio la portata d'aria elaborata in quella unità di tempo. Chiaramente dipende dalle unità di misura, ti sto considerando qui dentro come n, cioè se sono giri dell'albero al minuto, al secondo, a quello che volete, e come al solito li devo mettere in maniera coerente. Se
adopero le giuste unità di misura e mi mantengo coerente con la scelta fatta, questa appunto rappresenta la massa, cioè i grammi, i chilogrammi, ancora una volta a voi la scelta dell'unità di aria intrappolata, e intrappolata significa che avrà partecipato al ciclo termodinamico in quell'unità di tempo. Attenzione, scrivo esattamente N per quella famiglia di motori di cui non abbiamo parlato e che abbiamo chiamato motori a due tempi, che però abbiamo, non ne abbiamo parlato, però abbiamo definito, abbiamo detto che cosa sono dei motori che in qualche modo, non abbiamo detto come, con certi accorgimenti sono in grado di sviluppare tutto questo ciclo termodinamico per ogni giro dell'albero motore. I motori di cui invece ci stiamo occupando noi, abbiamo detto questi due tempi, non ne parliamo perché sono poco diffusi, trattiamo maggiormente i motori a quattro tempi, dei quali abbiamo detto invece, l'abbiamo ripetuto proprio un minuto fa, hanno bisogno di due giri completi dell'albero per effettuare un ciclo completo di funzionamento. Quindi questo significa che la massa che avrò intrappolato alla fine di questa mia unità, alla fine del minuto, per esempio, che abbiamo scelto, non è esattamente questa massa per questo numero di volte, perché in un minuto il motore a quattro tempi, se fa n giri, avrà fatto n mezzi cicli di funzionamento, si sarà riempito n mezze volte, non so se rendo l'idea, mettiamoci un numero se non ci capiamo, se n vale 1000 giri al minuto, un motore a quattro tempi, ritorniamo alla nostra scala, non viene riempito, fatto il ciclo termodinamico e svuotato 1000 volte, bensì 500 volte, ok? Perché per fare un secondo riempimento, un secondo ciclo termodinamico, c'è bisogno, come abbiamo scritto prima, di due rotazioni complete dell'albero, ovvero di 720 gradi. Quindi questo modo, diciamo, si riempie un giro sì e un giro no, che si riempie un certo giro, poi il giro successivo dovrà svolgere altre funzioni tipo la combustione, l'espansione, lo scarico, eccetera, quindi non verrà riempito a esattamente ogni giro, ma adopera un giro per riempirsi e un altro per effettuare le altre fasi. Di conseguenza, quindi, la massa che intrappoleremo alla fine della nostra unità dei tempi, per esempio stiamo parlando, abbiamo scelto il minuto, in quel minuto se il motore ha una velocità di rotazione di n giri, non si sarà riempito n volte, ma n mezze volte. Ok? Chiaro questo fatto? O vi sfugge? Chiaro? Quindi ritornando alla nostra espressione, vediamo che a questo punto, quindi la frequenza la possiamo scrivere come il greco quadrato fa per essere diviso alfa per n. E come dicevamo, n diviso 2 nel caso del motore a quattro tempi, n diviso 1, quindi soltanto n nel caso del motore a due tempi. Ve lo dico perché di solito trovate, proprio per generalizzare, per non stare a specificare questa cosa, ad operare un'unica espressione, non potenza del motore a quattro tempi, n mezzi, potenza del motore a due tempi soltanto n, trovate genericamente n diviso epsilon e poi a fianco la leggenda, vada bene, epsilon vale
1 nel caso che i motori a due tempi, vale 2 nel caso dei motori a quattro tempi. Ecco qua, è solo un modo di scrivere, come vi dicevo, per generalizzare. Quindi nel 99% dei casi, quando trovate l'espressione completa della potenza di un motore a combustione interna alternativo, quasi sempre trovate, la trovate scritta così, con la presenza di questo epsilon. Attenzione, epsilon non è nessun parametro termodinamico, fisico, è soltanto un segnalatore per comodità di scrittura dell'equazione. Ok? Allora, un attimo di precisazione e poi possiamo passare ai commenti. Ancora facciamo un importante ulteriore passo, in particolare per quello che riguarda questo termine. Chi è questa, come abbiamo detto prima, questa che ci vado a mettere per il valore della come dicevamo, il valore della densità che correttamente dovrebbe andare in quell'espressione è il valore della densità dell'aria nelle condizioni fisiche in cui l'aria si trova nell'istante in cui si apre questa luce, questa aperta appunto dalla valvola, dal moto della valvola che apre questa porta d'ingresso, okay? Quindi in quell'istante la densità effettiva appunto dell'aria in quelle condizioni fisiche, cioè con quella pressione e con quella temperatura. Ok? Vi ricordo che la densità è direttamente proporzionale alla pressione e inversamente proporzionale alla temperatura, ok? E quindi se io per esempio andassi a confrontare con quella dell'aria nelle condizioni in cui io la sono andata a prelevare nell'ambiente, scoprirei che questo valore, il valore della densità in queste condizioni, quelle che io dovrei andare a scrivere nella mia espressione, sono abbastanza differenti rispetto a quelle delle condizioni ambientali. In particolare, diciamo che per i motori di cui stiamo parlando possiamo affermare con sicurezza che per questa tipologia di propulsori il valore effettivo è più basso rispetto al valore ambiente. Questo perché?
Prima di tutto perché appunto se andiamo a guardare la pressione, quindi se l'aria parte qui dall'ambiente con la pressione atmosferica, okay, si mette in moto e arriva fin qui, chiaramente tutto questo, ormai siete abituati a questi discorsi, chiaramente tutto questo lo fa a spese del proprio patrimonio energetico, d'accordo? Chi è che la spinge a camminare qua dentro? Il fatto che la pressione che c'è qui fuori è più alta rispetto alla pressione che si trova in questo collettore, e quindi per questo motivo, diciamo, se faccio un bilancio, diciamo, l'energia posseduta dall'aria in quiete, la possiamo assumere in quiete nell'ambiente, sarà questa. Poi mano a mano che cammina per arrivare in questa sezione dovrà appunto partire dalla quiete e acquistare una certa energia, cinetica, d'accordo? E soprattutto dovrà vincere, come sappiamo nel flusso reale, ne abbiamo già parlato, dovrà vincere tutte le resistenze al moto che incontra nell'attraversare appunto un fluido viscoso che attraversa un condotto reale. Quindi questo delta P con C rappresenta la somma di tutte le perdite di carico, si chiamano così, che incontra il flusso in generale, quindi non soltanto in questi impianti. Quando io ho un fluido che cammina in un condotto in questo modo, come sapete, abbiamo detto più di una volta, dovrà avere energia a sufficienza per vincere quegli ostacoli al moto che rappresentato dall'attrito che il fluido incontra in corrispondenza delle pareti del condotto nel quale sta camminando, e quindi chiaramente dipende dalla lavorazione, dipende dalla scabrezza superficiale interna, dalla rugosità superficiale interna del condotto, e quindi varia a seconda del materiale col quale è stato costruito il condotto, della lavorazione con cui è stato ottenuto, eccetera, e dipende chiaramente dalla velocità, dipende dal quadrato della velocità con la quale, quindi una dipendenza parabolica dalla velocità con la quale cammina. Queste si chiamano perdite di carico, lo ricorderete, perdite di carico distribuite, e quindi perdite di carico distribuite che sostanzialmente appunto dipendono da queste caratteristiche geometriche dei materiali, dipendono dalla velocità, dal quadrato della velocità, diciamo, e quindi chiaramente dalla lunghezza del condotto, insomma, quindi distribuite, se il condotto è lungo un centimetro le perdite saranno proporzionali, dato il materiale, data la rugosità, data la velocità, le perdite saranno proporzionali a quel centimetro. Se voi avete lo stesso condotto però come materiale, la stessa portata, però il condotto invece di essere lungo un centimetro, lungo 10, 20, 30 centimetri, avrete perdite 10 volte, 20 volte, 30 volte più grandi. Ok, perdite di carico distribuite. Comunque avete anche le perdite di carico cosiddette concentrate, nel senso che ci sono delle perdite che si verificano, tanto per cominciare, se improvvisamente varia la sezione del condotto, cioè se il condotto si allarga
o si restringe, ci sono delle perdite aggiuntive che si verificano nelle sezioni corrispondenti a queste variazioni di diametro del condotto. Non solo, se c'è una curva, se c'è un gomito, un cambio di direzione, nel cambio di direzione qui si concentrano ulteriori, ulteriori perdite. Ancora, è chiaro che se c'è un ostacolo proprio fisico da oltrepassare, per esempio se qui ci metto una valvola che potrebbe anche essere tutta aperta, ma fisicamente sta là, quindi riduce un pochino la sezione di attraversamento, ci sarà un'ulteriore perdita cosiddetta concentrata. E queste chiaramente nel sistema di aspirazione che io ho scarabocchiato qui alla lavagna evidentemente saranno presenti, nel senso che tipicamente un motore con più cilindri avrà un unico grosso collettore di aspirazione all'inizio, quello appunto è un'unica bocca di aspirazione, e poi praticamente da questo collettore si dirama nei condotti che portano l'aria. Immaginate che qui di trovare 4, 5, 6 di questi cilindri in parallelo, quindi da quest'unico grosso collettore poi si diramano questi un numero di rami evidentemente di sezione più piccola che portano all'aspirazione di ciascun cilindro, e quindi variazioni di sezioni sicuramente ci saranno variazioni di direzioni e quindi perdite concentrate, ci saranno degli oggetti lungo questo percorso, dipende poi dalle tecnologie che il motore sta adottando, però ci sono delle valvole, ci sono altri oggetti, ci potrebbe essere l'iniettore del combustibile. Sicuramente come minimo c'è un filtro sull'aria che serve a trattenere le impurità e che evidentemente non possono entrare all'interno. Cioè, chiaramente per attraversare un filtro la corrente gassosa deve spendere un po' della sua energia di pressione per superare questo ostacolo, quindi tutte queste perdite di carico concentrate. Il totale, quindi la somma di quelle distribuite e quelle concentrate, rappresentano appunto, come potete vedere, la pressione che mi rimane residua in queste condizioni sarà evidentemente la differenza di quella di partenza meno quello che ho speso, cioè meno la somma di questi termini di energia cinetica e le perdite di carico. Quindi sicuramente la pressione è effettiva che vado a mettere che nella mia espressione della densità, questa piccola effettiva sarà minore di quella atmosferica per i motivi che abbiamo appena detto. Ok? Mi trovate? Velocemente l'ultimo passo, poi ci fermiamo. L'ultimo passo è al contrario, se vado a vedere, abbiamo detto la densità dipende in maniera sensibile dalla pressione ma anche dalla temperatura, la densità di un gas, stiamo parlando di un aeriforme, e al contrario sulla temperatura dobbiamo immaginare che adesso un piccolo sforzo di fantasia, immaginate fisicamente dove sta questo condotto che sta a ridosso, appunto immaginate qui vicino, qui sotto ci sono i cilindri del motore, immaginate il motore che sta funzionando a regime, non quando lo avviate al mattino, al primo girate la chiave e quello, ma quando già ha raggiunto quello che si chiama regime termico. Come abbiamo detto, queste pareti raggiungono temperature dell'ordine delle centinaia
di gradi centigradi, un minimo, per quanto siano coibenta, un minimo di scambio termico dalle pareti calde del motore, che sta, dipende da come è fatta la configurazione, ma in generale questo condotto non è che si trovi tanto lontano dalle pareti calde del motore. Tutto questo per dire che un minimo di scambio per convezione, principalmente dalle pareti del motore verso il metallo o la plastica del condotto di aspirazione, quindi verso l'aria che sta passando al suo interno, un minimo di scambio ci sarà. E quindi questo significa che la temperatura dell'aria effettiva, viceversa, la temperatura dell'aria in questo punto sarà un pochino più alta rispetto alla temperatura che quell'aria aveva quando la sono andata a pescare, a prelevare nell'ambiente, okay? Perché ha subito un po' di riscaldamento nel camminare in quel condotto che si trova a pochi centimetri da pareti che viaggiano a alcune centinaia di gradi centigradi. Ok, quindi questa temperatura in realtà è più alta rispetto a quella. Quindi nell'espressione della densità dell'aria, se le confrontiamo con quella della densità in condizione ambiente, abbiamo un doppio motivo: abbiamo una pressione effettiva più bassa rispetto a quella atmosferica, e mentre invece abbiamo una temperatura effettiva più elevata. Quindi abbiamo un doppio motivo per il quale, diciamo, che ci induce a quella conclusione che vi avevo anticipato qualche minuto fa, per il quale possiamo dire che le condizioni, la densità dell'aria nelle condizioni effettive di ingresso ai cilindri in questa famiglia, in questa tipologia di motore, è inferiore rispetto a quella nelle condizioni ambientali, chiamiamola con A0. Ok?